una sorta di fatalismo. No, esiste, il professor Bittner esiste veramente, una notizia uscita nell'agenzia di stampa qualche mese fa, ci è sembrata fatta apposta per ispirarci. Per questa canzone in effetti non è servita una bottiglia, devo dire, è servito tre quarti di bottiglia, perché era semplice. Ce la siamo scritta via sms mandandoci le parole, come sempre funziona, ognuno da casa sua. Riccardo ha fatto la melodia, e, diciamo, tre ore di lavoro è venuta fuori la canzone. Vabbè. Cioè, mentre parlavo io non ve li identifico perché rispetto fortemente la loro privacy, ma sappiate, fra di voi ci sono i più grandi spacciatori di carne artificiale che esistono in Italia, coloro che hanno al 18° chilometro della via Tiburtina un capannone di 1000 metri quadri in cui si vende ogni ben di Dio, ogni riproduzione possibile e immaginabile della carne umana. Voi direte, ma che schifo, che cosa terribile, ma se 25.000 italiani sono loro clienti e acquistano ogni giorno pacconi di roba, evidentemente esiste un gran desiderio di relazione insoddisfatta, per cui esseri umani devono rivolgere la loro attenzione a qualcosa che non appartiene più al mondo dell'organico, non appartiene più al mondo della carne, ma appartiene a un altro mondo. Non l'identifico perché c'è una gentile signorina che non vorrà naturalmente essere classificata come venditrice di appendici virili e femminili, ho visto di tutto. Domani, se comprate La Stampa, vedete una pagina intera che parla di questo. Per me sarà una grande scoperta, divertente. Soprattutto mi diverte la creazione industriale di questo articolo, di cui tutti conosciamo. A vedere in effetti scaffali alti decine di metri, per migliaia di metri quadri, pieni di ogni riproduzione dell'essere umano, tronconi, gambe, braccia, facce, bocca, teste, col telecomando, wireless, comandabili col telefonino, comandabili a distanza, con la presa USB, attaccabili al computer. Mi fa pensare che in realtà esista una nuova meravigliosa seduzione da parte dell'inorganico, come dice il professor Pergnola, nei confronti dell'umanità. Non va vista con un senso disperato di schifo questa cosa, bisogna capire perché gli esseri umani cominciano a riproporre le proprie emozioni, la propria emozionalità, le proprie sensazioni. Vi fa tanto ridere, signor, vedo tre signore che ridono, cosa c'è dentro? No, ditelo, è la signora dalle tette abbronzate, come dicevo prima, si trova solleticata da quello che sto dicendo in maniera particolare. Se vuole la chiamo qui sul palco, così perderà la propria dignità fino all'ennesima generazione. Allora ci stia a ascoltare, non ride, non ci disturbi. Dicevo, non pensiate che noi siamo dei patologici amanti dell'innaturale o del reale o dell'inorganico. Accadde un anno fa, esattamente di questi tempi, era fine agosto, facevamo una di quelle cenette che si fa a Trastevere con gli amici degli amici, si mangia una pizza perché non si sa cosa fare, perché è caldo, perché ci si annoia, perché ormai non si ha più speranza di avere delle sollecitazioni alla propria esistenza che possono farci ricordare di essere vivi. Io venni con mia moglie, tranquillamente, senza nessuna pretesa, c'era Francesca, c'era Riccardo, loro amici, ma rimasi fulminato. Rimasi fulminato da una persona che qui questa sera mi guarderò bene dal denunciare, perché è una persona che ormai stanno cercando tutti disperatamente. È la cosiddetta cugina di Carrara. A fianco di Francesca c'era una cugina, non vi dico cugina di chi, perché appartiene a un ceppo familiare più che rispettabile, quindi essendo presenti genitori, zii, parenti, fidanzati, mariti, non voglio dire chi sia la cugina, ma la cugina di Carrara su Facebook è diventato un mito, ormai ha un suo profilo, la gente sta anelando, tutte le radio private di Carrara stanno inseguendo il mito della cugina di Carrara, addirittura ci sono delle radio di matrice, giustamente e misticamente confessionale, che stanno dicendo, ma questo esempio deleterio di confusione e di perdizione dei costumi deve essere eliminato. Quindi la cugina di Carrara rischia addirittura di essere messa all'indice, di essere decapitata, di essere infibulata, non so bene cosa. Beh, io guardavo la loro cugina e stavo con Francesca, con Riccardo e con mia moglie accanto, quindi lungi da me ogni desiderio, semplicemente un osservatore, osservo semplicemente le scritte. E vedi questa cugina che non è di Carrara, ma qualcosa affine al marmo di Carrara lo aveva collocato a lati del suo sterno. Dissi, cavoli, vostra cugina, ammazzela, che paio di bocce marmore che ha. Sul tovagliolino di carta del ristorante di Trastevere, sotto casa di Paola Zampini, che vedo lì accanto, mia fedele callipigia assistente finché ancora mi muovevo nell'area Rai,
scrivemmo il testo della Cugina di Carrara. La notte Riccardo compose la canzone e nacque così il mito della Cugina di Carrara.